Vince la San Benedettese 2-1 contro un Riccione che ha resistito bene fino al 20° del secondo tempo. La cronaca, primo tempo scoppiettante con ripetuti capovolgimenti di fronte. La prima occasione già al primo minuto per gli ospiti che con Ianni sfiorano il gol sulla sinistra di Carioli. Risponde Stefanelli al quarto minuto che non conclude in mischia. Al 17° palo colpito da Napolano dal limite sinistro dell'area riccionese. Al 20° Stefanelli riceve un assist perfetto da Cuttone ma di testa mette fuori. Ancora Stefanelli al 23° appoggia su Cerchiari senza esito. Al 29° San Benedettese ancora vicino al gol. Tiro di controbalzo di Pazzi si supera in angolo Carioli. Al 35° ancora un legno colpito dagli ospiti. Punizione di Napolano e Ianni di testa mette sulla traversa. Ancora Ianni al 38° costringe in angolo Carioli. Al 40° il portiere Zenga sbaglia il rinvio ma Magnanelli non ne approfitta. La ripresa vede la San Benedettese buttarsi con decisione in avanti e dopo alcuni tentativi di Voinea e di Napolano al terzo e al sesto minuto, gli ospiti vanno in vantaggio al 20° con lo stesso Voinea. Mischia paurosa davanti a Carioli e l'attaccante ospite mette dentro da due passi. Il Riccione non demorde e al 27° minuto pareggia. Incursione di Cavoli sulla sinistra, cross al centro dove Stefanelli di testa insacca. Samba ancora in avanti e al 36° segna il gol del vantaggio con Puglia che si rivelerà definitivo. Inutile il forcing finale del Riccione e risultato quindi San Benedettese 2, Riccione 1.